Ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Se non vado errato, episodio numero 17. 17. Allora, siamo di fronte a una nave dei cultisti che è mediamente ben corazzata. Non possiamo rubare il blueprint. Ah, perché è una classe migliore la nostra. Ok, potrebbe essere un problema, magari forse da tirarla giù. Però noi confidiamo nella nostra prestanza e faremo il possibile per calarli a picco. Allora, se non altro abbiamo delle buone informazioni, anche da questa distanza, adesso con il Crown Nest avanzato abbiamo informazioni precise su quanta vita hanno e come ce le hanno. Allora, facciamo che sparare là, che sparare qua, che sparare sulle vele e tu spara qua, sulla gente. Oh, non abbiamo fatto tantissimi danni con questo primo attacco, devo dire. Aia, loro hanno fatto parecchi danni invece, devo dire. C'è anche un Alifron. Dove sta salendo qua? No, tu vai qua. No, tu vai qua. E cannoniere, tu torna là. Ok, un, due, tre qua. E... No, allora, no, un cannoniere qua. Tu vai là e tu medico vai qua che ti occuperai di curare me. Poi di curare questo. E poi vai a curare qua. Cribio, stanno facendo tantissimi danni, eh. Tu vai qua. Spegni. No, vai a curare lui. Porca miseria, allora non è facilissimo riuscire a gestire tutti e due i discorsi insieme contemporaneamente. No, vai a spegnere il fuoco, per piacere. Vai a curare lui, vai a curare lui. Spegni, allora, priorità dovrebbe essere data al fuoco, che si... Cioè... Che se ne sta andando dappertutto. No, no, riparare quei cannoni, spegni il fuoco per piacere. Questo, spegni, spegni. Ok, siamo riusciti ad affondarli, per fortuna. È stato abbastanza tosto perché sparavano molto, molto bene. Wanted level decreased, sì, ok, ma tanto non avevamo del wanted level, quindi ok, così. Allora, andiamo un attimo qua a farci riparare la nave. Cosa che abbiamo? Allora, ah, tra l'altro questi non abbiamo visto la possibilità di cambiarli al volo, però boh. Allora, no, andiamo un attimo qua a vendere all'Explorers Guild. 150, buono. Diamo dei soldi per fare qualche upgrade. Automatic water pumps non è niente male. Anti-boarding spikes. Prendo del danno quando ci abbordano, ok? Hull armor riduce il danno del 10%. Ok, Automatic Water Pump non sarebbe male. Direi che possiamo anche magari usarla. Sì, così abbiamo un buon upgrade. Per il resto ci fermiamo così. Andiamo un attimo a fare un po' di eventi qua in giro, a vedere un po' la situazione. Festazione di ratti. Ma facciamo questo punto esclamativo qua e poi con la nave là sopra e poi vediamo come muoverci di conseguenza. A small settlement. Ok, non c'è un villaggio. The occupants fearfully pick
frustrated as you wander about, and eventually a couple emerge to ask what your business is. They explain that you're passing through and inquire as to what is the it is that villagers are so obviously afraid of. They tell you that monsters stalk Crawford and they are powerless to resist them. Okay, veramente ci sono degli alieni in gioco. Gli esprime that during the night, strange humanoid shapes stalk the area. One night, everyone heard a tremendous crash of splintering wood, followed by the frantic screams of livestock. Eviscerated remains of her cattle. There at their wits' end, and thinking about offering human sacrifices in order to appease these creatures. Ok, un evento di quello degli Alifron. Some even talk of worshipping them. The frustrating thing is, they only suspect there are three creatures, but the villagers are no match for them. Sì, infatti, dice che sto parlando degli Alifron, li aiutiamo. Ok, abbiamo distrutto le uova dalla nidiata degli Alifron. Quasi sempre per ripartire, arrivano degli Alifron dal mare. Noi riusciamo a caricare subito le armi. Cadiamo noi, ci facciamo male. Riusciamo però a farli a ucciderli, sembra. Ah no, uno è scappato via. E quindi può darsi che torneranno a infestare Crawford. Allora, andiamo a farci curare un attimo dell'apothecary perché ci siamo presi questo bel danno. Ah, remove, ecco qua. E vediamo un po'. Qua c'è del cibo, ottimo. 72, molto buono. Altri eventi, allora là c'è della roba rossa. Cattiva. Ah, non siamo andati lassù. Non siamo andati lassù perché ci siamo persi per il discorso degli Alifron che erano là nella caverna di Crawford. Speriamo che non ritornino, ma probabilmente torneranno ancora. Ok. Ci hanno subito sparato appena ci hanno visto, quindi abbiamo già una zona da riparare. Però non è una nave fortissima, effettivamente, anche come scafo. Ok, no, niente di troppo grave. Più che altro, tu vai a riparare magari un attimo le vele. Che è successo? Ma mi aveva catturato dentro le... la stiamo devastando tantissimo. Lei è andata. Oh, ce l'ha fatto un po' di danno comunque. Via, via. Dai, sparate, 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 tiriamoli giù. Ok, ciao, andati. Bene così. Dateci un po' di soldi per piacere, perché abbiamo bisogno di un po' di soldi. Per sistemare la roba tutta. Ok, Victor più 42. Allora, 42 non è male, effettivamente. Andiamo a vedere questa roba rossa che c'è qua in mezzo. Sperando di non essere... Ah, oddio, è un vulcano! Oh, wow. Ha senso che ci avviciniamo là? Boh, proviamo a vedere. You say within range of a huge...
huge volcano, an impressive spectacle, and a beautiful coastline. Lava streams down to the sea, expanding the island in tiny increments as the water solidifies it. Allowing yourself a moment to appreciate the sights, a shore draws your attention and you see a ship coming straight for you. It looks like they mean to do battle here, in all places, where a deadly barrage of molten rock could shower the area at moment's notice. You're pinned against the coast and have no choice but to engage them. Ci vengono ad attaccarci qua sotto il vulcano. Sono dei pazzi. Noi facciamo il possibile. Fate che sfasciare tutto qua. Ai 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 ai. Guarda che casino, dove... Allora, tu vai qua. No, tu vai a riparare. Tu vai qua. Tu, ok. Voi spegnete, per piacere. Cioè, uno dei due si può anche curare, ma... Tu vai a riparare qua, per piacere. Vai qua. Ma no, avevo ben cliccato, non cosa è capitato? Riparate per piacere, cannoniere, vai, no, vai qua. Ce la si fa? Penso di sì, ma è un bel casino, non sto capendo più niente. Oh, tu ripara qua, nel dubbio, tu vai a sparare quei cannoni. Aia, aia. Andatevene, andatevene. Ok, non ne valsa tanto la pena alla fine, però vabbè. Ok, andiamocene dal vulcano almeno. Qua c'è un'altra nave, vediamo che succede qua. You're approaching a vessel. Your course is set to cross. The set of its tail sails, a strong wake, all tells tale signs of a ship heavy laden with cargo. No, non vogliamo derubare la gente ancora questa storia. Andiamo là sotto. Dove c'è questa nave affondata. Ok, troviamo delle provviste. E questo c'è ancora una cosa. Sì, c'è un... sono dei pirati, sembra. Ma andiamo a ripararci, forse. Se fossero molto forti... Andiamo a ripararci, che non è una cattiva idea. Abbiamo 315. Non sono tanti soldi, 315, proprio no. Però... No, dove sono andato? Qua. Ok. Ci servono un pochettino più di soldini, magari, per potenziare la nave. Poi magari espanderla con qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Beh, è rosso, non vorrei che fosse un casino. Ah, se lo sconfiggiamo ci faranno uno sconto. Vabbè, buono. Word has spread of a particularly troublesome pirate in the area. Defeating him would make you a hero in these parts, and the local port dwellers will no doubt reward you with special prizes.
Ah, lo sconto sarà più migliore se riusciamo a prendere la nave per intero. Vediamo. Vediamo cosa si può fare. Oh, non sono tantissimi, questo è vero. Hanno una nave in condizioni migliori della nostra. Oh, loro sono in 5, noi siamo in 7. Possiamo provare ad avvicinarci intanto. Tu carica quello nel dubbio. Stiamo riuscendo ad avvicinarci? Sembra di sì. Cribbio, mannaggia che danno ci hanno fatto qua. È una situazione davvero molto incasinata, eh? Se posso dirlo. Diciamo che ci conviene abbordarli così almeno ci togliamo il problema. Oh, due là, gli altri là. Ok, ci proviamo. Tu ripara questo se puoi. Ah, qua. Voi qua su questo. Tu scendi un attimo. Ok, non sto capendo più un caso di cosa sta succedendo. Oh, c'è lui che sta prendendo un po' di danno, facciamo che curarlo. Lui sta prendendo danno, curalo per piacere. No, tu vai. Ok, ce l'abbiamo fatta, senza troppi problemi, devo dire. Ok. 42 dovrebbe essere sufficiente per sistemare i danni che abbiamo preso e avanzare anche qualche soldino. Andiamo in su. Ah, c'è una nave del culto laggiù in fondo. Cioè, vabbè, andiamo direttamente alla nave del culto, così andiamo a ripararci una volta soltanto. E poi andiamo a concludere. Andiamo a concludere l'episodio. Ok, ci andiamo addosso. Sono abbastanza, eh? Sono in 6. Allora. Cercate di fare un buon danno se possibile. Arifron. Eccolo. Allora, tu torna qua. No, cannoniere, torna qua. Voi due qua. Curalo, 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 curalo. Ok. Ah, li abbiamo tirati già giù così in fretta.
abbiamo visto che è salito di livello, ma siamo tutti abbastanza. Questo è. Ha una cosina gialla. Perché è a livello massimo. Ok, buono. 24, vada. E ce ne andiamo a ripararci. Ok. Devo dire comunque che il gioco si sta facendo abbastanza grindino, bisogna ripetere sempre le stesse operazioni per riuscire a guadagnare un po' di soldi, neanche poi tantissimi, per andare avanti, migliorarsi e andare a combattere ancora. 24, ottime. Ci hanno dato degli altri upgrade, no, sono sempre gli stessi, alla fine. 15% di sconto, buono. Niente, detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi se per caso non siete già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.